E quando ho letto questi racconti, non questi, tutti gli altri insomma, che mi hanno mandato, come dire, la prima impressione era cioè, che alcuni racconti, cioè, tu dici che le persone che hanno scritto queste storie non sono scrittori, no? E quindi qualcuno scrive in maniera molto elementare, magari interessante, però ti accorgi che c'è qualcosa che non funziona, che forse sarebbe meglio tagliare una frase, aggiungerne un'altra, togliere delle ripetizioni, insomma, è un lavoro che normalmente fa anche un editor per gli scrittori. E poi mi accorgo di un fatto, che molte di queste storie sono scritte non tanto pensando alla scrittura scritta, quanto alla parola detta. Cioè, l'impressione che ho avuto io è che fossero scritte appunto da persone che, pur non essendo abituate a scrivere, vanno a pescare lì dove normalmente usano le parole, cioè nella parola detta. Letta questa storia non significa pochissimo, ma detta mi sembrava molto interessante. Questa invece è un'altra storia, curiosa, un po' strana, racconta di un carcere un po' inaspettato, sembra addirittura inverosimile. Durante la mia carcerazione sono stato trasferito tante volte nelle carceri piemontesi e non avevo mai avuto la fortuna di incontrare nessun tipo di specie animale all'interno degli istituti di pena. Il 5 dicembre 2013 mi trovavo nel carcere di Ivrea. L'assistente mi sveglia alle 5 di mattina, mi dice di preparare la mia roba e mi consegna dei sacchi neri per metterci i pochi vestiti che avevo dentro. Sarei stato nuovamente trasferito. Non posso crederci. Chiamo l'assistente per avere conferma. Lui mi rispose di sì. No, di nuovo, non è possibile. Tossisco colpa delle ferrovie dello Stato perché se no le freddo nel vento. Arma sarebbe c'è una giannetta, un vento. Mi preparo e scendo giù, mi perquisiscono, salgo sul furgone. Dalla cella a una cella ancora più piccola, erano passati mesi ma il furgone non mi mancava per nulla. Chiedo al capo scorta se era possibile sapere la destinazione e lui mi risponde: carcere di Saluzzo. Tutto il viaggio nel silenzio totale. Arrivati nel carcere di Saluzzo, di nuovo le pratiche, perquisizioni infinite, e vengo destinato alla sezione sesta, in una camera di pernottamento. Appena metto piede dentro la sezione, vedo una coppia di pappagalli che volano sulla mia testa. Non ci potevo credere. In Italia, negli istituti di pena, non è consentito tenere nessuna specie di animale in camera di pernottamento. Nel carcere di Saluzzo c'erano altre regole? Si chiede. Non è possibile che qualcuno possa avere qui dentro delle cocorite. Forse hanno trovato una finestra aperta e sono entrate, e adesso non trovano più l'uscita, ma non era così. Era tutto vero. Il direttore dell'istituto aveva concesso di tenere una coppia di cocorite a un ragazzo che doveva scontare una lunga condanna. Vado verso la camera di pernottamento indicata dall'agente, appoggio la mia roba e esco fuori per presentarmi. La curiosità era grande per sapere delle cocorite. Volevo sapere se potevo averle pure io. Mi piacevano tanto, mi spiega un ragazzo che doveva aspettare che la coppia facesse i piccoli. E per mia fortuna non dovetti aspettare tanto perché era il tempo della nascita dei pulcini. In poco tempo ebbi pure io il mio pappagallo. Non si poteva avere una gabbia, ma mi organizzai per costruirne una con le casse di plastica. Non era facile costruire una gabbia, ma riuscii a finirla lavorando con entusiasmo. Ero contento come un bambino quando riceve regali di Natale, il pappagallo un po' meno. Anche se nato in cattività, non gli piaceva per niente entrare in gabbia. Preferiva andare in giro, preferiva la libertà. Lo tenevo nelle mani, giocavo con lui all'interno della camera, cercavo di insegnargli a tornare quando usciva dalla stanza. Questo fu più facile del previsto. Avevo costruito un bel rapporto con lui. Appena lo chiamavo, Ciuffi, lui riconosceva la mia voce e veniva subito. Gli dedicavo quasi tutto il tempo e tante volte rifiutavo l'aria per stare con lui. Anche lui era contento di giocare con me. Questo finché era piccolo, perché dopo cambiarono un po' le cose. In sezione c'erano altri pappagalli e lui aveva cominciato a frequentarne una cocorita. Ogni volta che si avvicinava all'orario della chiusura era sempre più difficile farlo tornare in cella, stava sempre con lei. Io non avevo capito subito il suo comportamento. Quando lo portavo in cella cominciava a fischiare, volava da un'altra parte, era felice, era innamorato. Appena sentiva il fischio della sua amata non gli importava di nessuno, ma solo di lei, faceva di tutto per raggiungerla. Avevo messo una tenda nella porta per non farlo uscire, ma lui si aggrappava alla tenda e col becco riusciva a spostarla e volare via. L'amore è l'amore. A questo punto avevo capito il suo stato d'animo e andai a chiedere la mano, la zampa della cocorita per il mio pappagallo. Parlai con il ragazzo spiegandogli la situazione sentimentale tra i due. Lui fu gentilissimo e mi disse: tieni anche questa, fanne una coppia. E la portai con me. Ciuffi era strafelice. Non mi considerava proprio, giocava solo con lei, non mi lasciava neanche toccarla. Era pure geloso e mi pizzicava le mani.
Tante volte lasciavo lei dentro e lui fuori per giocare. Lui le faceva serenate da fuori tutto il tempo. Ballava, fischiava. Finiva la serenata e cercava di aprire la porta col becco per farlo uscire. Non ci riusciva e allora volava da me, fischiando e pizzicandomi in faccia, come per dire, hai finito di giocare? Non sono scherzi da fare, falla uscire. Non avevo preso ancora confidenza con lei, ma dopo un po' di tempo giocavamo insieme. Erano diventati la mia famiglia, li amavo troppo. Parlavo con loro come se fossero persone e mi ascoltavano. Era bellissimo quando mi svegliavo la mattina e sentivo il fischio come per dire «Buongiorno dormiglione, è ora di aprire questa porta, cambiarmi l'acqua e prepararmi la colazione, svegliati!» Cominciavano a fischiare all'alba, appena vedevano la luce, e non smettevano di fischiare finché non li facevo uscire e gli servivo la colazione. Nonostante i pasticci che mi combinavano in camera, aprivo la gabbia. Uscivano contentissimi e si appoggiavano sulla mia spalla fischiando piano piano vicino alle orecchie, quasi a ringraziarmi. Lo avevo viziato come un bambino. Quando aveva la gabbia sporca, per farmelo notare, sbatteva le ali così forti finché non buttava tutta la sporcizia fuori. Io gli dicevo, che fai, ciuffi? Lui fischiava forte e ballava come per dire, non l'hai pulita, è colpa tua, non posso stare in queste condizioni, continuando a fischiare. Era una coppia di veri amici che mi facevano sempre compagnia. Quando sentivano il Vitto che stava arrivando per il corridoio, volavano sul tavolo e fischiavano come per dire, è ora di mangiare, erano fantastici. Quando ero triste mi sdraiavo a letto guardando la TV, non pensavo a loro ed ero perso nel mio mondo, ma loro se ne accorgevano e volavano sul mio petto cominciando a girare, a fischiare, a beccarmi la barba o le labbra, riportandomi alla realtà e facendomi sorridere. Mi tornava il buon umore e dimenticavo dove mi trovavo, erano la mia terapia. Quando veniva la sera gli dicevo, ciuffi, vai a casa, ma lui fischiava così forte e si metteva più in alto possibile per non farsi prendere e dovevo spegnere la luce per prenderlo e metterlo in gabbia. La sua compagna era più brava, tante volte andava in gabbia da sola senza dover dire niente e allora lui la seguiva. Non è mai piacevole quando ti chiamano per un trasferimento, ma questa volta sarebbe stato più doloroso delle altre volte. Avevo fatto richiesta di trasferimento per l'istituto di Torino per unirmi alla squadra di rugby e mi sarei dovuto separare da loro. Non è facile stare bene in carcere, ma loro riuscivano a farmi stare bene. Era un periodo molto difficile della mia vita, ma erano gli unici che mi facevano dimenticare dove mi trovavo, loro e la mia famiglia quando facevo i colloqui. Quando è arrivato il momento ero disperato, mi mancava l'aria. Ho fatto richiesta al personale per poterli avere con me, ma non era possibile. Avevo le lacrime agli occhi. Ho iniziato a scrivere all'amico a cui ho lasciato ciuffi e anche lui ha accusato la separazione. Non si è appoggiato sulla mano di nessuno per molto tempo. Poi il mio amico ha ottenuto la libertà e l'ha preso con sé. Sta bene, è libero, almeno lui.